Consigliere Saita, lei si è occupato in Commissione Sanità di parecchie tematiche, ce ne sono alcune però che sono delicate: l'autismo, i problemi della depressione postpartum per le donne, i problemi psicologici per i ragazzi. Le chiedo di indicarmi quali di questi tre diciamo lei considera prioritario in questo momento. Ma in questo momento direi sia i giovani, oggi è la giornata del bullismo e sono problemi forti, infatti mi sono messa qualcosa di blu, ma soprattutto credo che un tema delicatissimo è quella della depressione postpartum. È prima, è durante e dopo, non è solo prima. Queste mamme che poi si hanno delle crisi e arrivano anche ad ammazzare e ad ammazzarsi, conosco casi drammatici, soffrono questa loro incapacità di diventare mamme. Quindi la sanità, finalmente con la legge 23, con questo slogan del prendersi cura, dovrà prevedere nei servizi ospedalieri, negli istituti, uno spazio ad hoc dove la mamma possa essere ricoverata insieme al bambino senza separazioni e non mandandola con un TSO in un ospedale psichiatrico qualsiasi. E su questo stiamo preparando un grosso convegno per il 15 giugno con personalità molto elevate, professionisti d'alto livello che arriveranno anche da fuori Italia.